Un intercapedine nel muro dietro una presa elettrica utilizzata per nascondere la droga e spostarla al piano di sotto per poi venderla. L'ingegnoso sistema di occultamento è stato scoperto questa mattina in una delle palazzine popolari di via Marino Fasan a Ostia, roccaforte del clan Spada. È l'alba quando oltre 500 uomini della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza bloccano le strade e perquisiscono abitazioni, garage e locali di un quartiere che troppo spesso è stato teatro di episodi criminali legati alla potente famiglia mafiosa. Da una finestra viene lanciato un sacchetto. All'interno ci sono più di 11.000 euro in contanti, banconote soprattutto da 50 e 20 euro, il taglio più utilizzato da chi compra le dosi di droga. I vigili del fuoco sfondano porte grate ed entrano negli appartamenti. In uno di questi viene sequestrato un fucile detenuto illegalmente, in un altro bilancini e pugnali. Un elicottero sorvola le vie dello spaccio dove proprio pochi giorni fa ad alcuni poliziotti sono stati lanciati sassi e vasi dalle finestre. Stavano arrestando un corriere di 15 anni che trasportava 3 kg di droga.